Nessuno perde, tutti vincono. La seconda edizione della Bici in Rosa vuole essere un pretesto per puntare i riflettori sul valore dello sport all'interno di uno stile di vita sano, maggiore alleato della prevenzione del cancro al seno. Infatti diminuire il rischio di ammalarsi di tumore è possibile, eliminando fattori come fumo, dieta squilibrata e sedentarietà. La bicicletta è il mezzo ideale per chi vuole mantenersi in forma, uno sport che è possibile praticare anche durante la convalescenza. A sostenere la giornata anche la Commissione Europea. Commissione da sempre è vicina alle donne nella lotta contro il cancro, anche con ingenti risorse proprio di ricerca per la ricerca oncologica. Ma in particolare in questa manifestazione Bici in Rosa noi promuoviamo da un lato la prevenzione, la vita sana, i comportamenti legati allo sport, alla corretta alimentazione e dall'altro anche la sensibilizzazione di tutti al fatto che oggi di cancro al seno si può guarire. L'idea di questa iniziativa Bici in Rosa raccoglie tre aspetti fondamentali che sono chiaramente come prioritaria la prevenzione del tumore al seno, ma soprattutto la diffusione dei centri di senologia di eccellenza per dare alle donne l'opportunità non solo di fare prevenzione ma di sapersi anche riferire ad un centro che offra le cure migliori. Presentato durante la conferenza stampa anche un videomessaggio creato dalle donne sopravvissute al cancro che hanno testimoniato come si possano riprendere le redini della propria vita anche dopo uno stop forzato. Io sono entrata in ospedale con una diagnosi che era di un tumore al seno con metastasi ossee, quindi con dolori atroci alla schiena, ma allo stesso tempo io amavo lo sport, quindi inizialmente mi è stato vietato ogni tipo di sport perché queste lesioni mi avevano appunto danneggiato la schiena e a distanza di un anno sono riuscita a ritornare in bicicletta, che era uno degli sport che amavo. Si parte il 28 ottobre alle 11 dallo stadio Nando Martellini per un percorso di 9 km all'interno del centro storico.